Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. La manovra è legge, via al taglio IRPEF e superbonus, più APE sociale e aiuti per bollette. La Camera con 355 voti a favore e 45 contrari dice sì alla legge di bilancio, previsti interventi per 32 miliardi di euro. I numeri del Covid, il monitoraggio Agenas, terapie intensive al 13%, più 3% dal 17 dicembre, la Fondazione Gimbe, impennata di nuovi casi, più 80,7% in 7 giorni, tracciamento in tilt. Via libera del CDM al nuovo decreto anti-Covid dopo i numeri record sui contagi di questa quarta ondata, niente quarantena per i vaccinati da meno di 4 mesi dopo un contatto stretto con un positivo, prezzi calmierati per le mascherine FFP2, estensione del certificato verde rafforzato a diversi ambiti dal 10 gennaio, serve per salire su treni, bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto, per entrare in alberghi, andare a fiere, impianti sciistici e tanti altri luoghi di socialità e svago. E il Papa intanto annulla la visita al presepe di Piazza San Pietro, era in programma per domani 31 dicembre alle 18. Arriva la proposta shock dall'Austria per convertire i Novax, bonus da 500 euro in buoni spesa a chi si vaccina. Il governo austriaco starebbe pensando a incentivi per far vaccinare più persone possibile entro febbraio 2022, mese dell'effettiva entrata in vigore dell'obbligo vaccinale. E chiudiamo con uno sguardo al calcio. Positivo al Covid il calciatore Osimhen del Napoli, quarantena e rinvio del rientro in Campania, ha spostato il controllo medico in sospeso la Coppa d'Africa. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.